Allora, ciao Irene, grazie per aver accettato di fare due Ciao. chiacchiere con me. Vorrei cominciare Grazie a proprio da voi per voi. l'invito. Cioè da Librai, no? Chi siete e come è nata l'idea di aprire una libreria? E poi come l'avete messa in pratica? Allora, l'idea è nata da Piero, che è il titolare della libreria Spazio 7, e che voleva aprire, diciamo, nel suo immaginario, voleva aprire una piccola fumetteria. Questa era l'idea di tanti anni fa. Si è formato con la scuola Librai, ha lavorato in diverse librerie di Roma e d'Italia, in particolare poi sul finire, diciamo, della sua formazione è stato diversi mesi a Rovereto, alla Libreria Arcadia di Giorgio Gizzi, dove ha fatto, diciamo, una formazione più intensa sul mestiere di libraio. E poi appunto c'era questo spazio che lui conosceva, tipo conosceva i proprietari, eccetera, eccetera. E quindi da piccola fumetteria il progetto si è trasformato in una libreria molto più grande, perché comunque questo spazio è stato per tantissimi anni un negozio di design molto importante su Roma, e poi ha chiuso all'inizio del primo decennio degli anni 2000, e poi c'è stata una galleria d'arte per un periodo, però diciamo che negli ultimi 2 anni lo spazio era vuoto, dismesso. Quindi, diciamo, è nata questa idea di allargare il sogno iniziale di Piero e farlo diventare una libreria molto più grande, ovviamente una libreria che a quel punto avrebbe inglobato anche tutti gli altri generi e settori, quindi non solo fumetto, ma chiaramente anche una bella libreria con le proposte di narrativa, di saggistica, uno spazio ragazzi e una parte dedicata agli illustrati. E in questa sua, diciamo, idea di aprire questa libreria, poi il percorso si è intrecciato con la UBIC, che è appunto questa, diciamo, catena di librerie indipendenti sostanzialmente, quindi è una rete molto forte e che supporta fortemente il lavoro dei librai, da un punto di vista amministrativo e non solo. E appunto, quindi, come libreria UBIC, noi abbiamo inaugurato il 25 giugno dell'anno scorso, quindi, fra pochi giorni compiremo un Un anno. anno. E Ok. Senti, sì, come mai il esatto. nome? Questo nome Spazio 7. Esatto, abbiamo deciso di recuperare, riutilizzare, non perdere il nome appunto dello storico negozio di design che era stato qui per tantissimi anni, perché era uno spazio iconico. Il palazzo è palazzo, insomma, un palazzo nobiliare, Palazzo Cavallerini Lazzaroni, con una ristrutturazione degli anni 50 di Mario Fiorentino. Il palazzo è della fine del 600, ha degli affreschi dei primi del 700, quindi è uno spazio molto iconico da un punto di vista d'immagine. E quindi, diciamo, il negozio che per tanti anni è stato qui era estremamente riconoscibile, famoso, apprezzatissimo, perché era veramente gestito da due professionisti molto, molto in gamba e molto capaci. Quindi, diciamo, era per tutti Spazio 7 da sempre questo. E quindi, quando si è trattato di riaprire, di restituire questo nome, abbiamo pensato che fosse anche un modo per noi, diciamo, un augurio di un'attività florida come è stata quella loro, e poi anche di restituzione al quartiere, alla città, di una memoria che poi Roma è una città che, insomma, un po' fagocita, un po' dimentica. Invece, in questo modo, anche di ricordare un negozio, un'attività che veramente ha fatto un po' la storia del quartiere, e non solo perché portava, diciamo, il design nord europeo a Roma negli anni in cui ancora questo non c'era. Sicuramente, una sede molto prestigiosa, ma siete stati coraggiosi perché a due passi da voi avete una libreria storica di un gruppo molto più grande. Come vi sentite al riguardo? Allora, in realtà l'idea, ovviamente, diciamo, tutti ci fanno un po' questa domanda perché giustamente siamo molto vicini a una storica Feltrinelli che, insomma, è storica per tutti, anche per noi, insomma, un punto di Infatti. riferimento. Diciamo che da un certo punto di vista, senza voler essere ovviamente con nessuna mania di grandezza, diciamo che l'idea era comunque di differenziarci moltissimo sia nella scelta. Senza giudizio, però voglio dire, nell'impostazione veniamo tutti da una formazione, diciamo, libraria o editoriale molto indipendente. Quindi, diciamo, abbiamo sin da subito, noi avevamo scelto di dare spazio anche moltissimo all'editoria medio-piccola, indipendente, oltre chiaramente poi, insomma, ad ospitare le principali case editrici. Però ecco, sicuramente questa è una libreria dove c'è molto di più la possibilità di scambiare, diciamo,
due parole con i librai stessi, trascorrere del tempo, diciamo, è più una libreria di scoperta, quella che noi ci immaginiamo, una libreria di proposta. In più abbiamo questo elemento delle, la libreria diciamo, è disposta su tre piani, due appunto che ospitano la libreria vera e propria e un piccolo spazio bar che stiamo proprio inaugurando in questi giorni. E al secondo piano ci sono queste due grandi sale dedicate agli eventi. Quello è un po' un unicum, nel senso che anche la libreria, insomma, le librerie che sono in zona, grandi, piccole, indipendenti o di catena, nessuna aveva uno spazio eventi così grande. Diciamo, su Roma sono poche quelle che ce l'hanno così grande e Sicuramente. accogliente. Quindi è stato quello che fa un po' la differenza, è il motivo per il quale poi abbiamo scelto di dare questa impronta. In effetti dello spazio che avete al secondo piano poi parleremo più a lungo perché secondo me è uno degli elementi caratterizzanti della vostra libreria. Prima però hai cominciato già a dirmi qualcosa, però mi piacerebbe che tu approfondissi un pochino qual è la vostra offerta libraria, come chi la seleziona, come che cosa offrite al lettore, oltre a questo rapporto con voi? Sì, noi abbiamo questa spalla di librai, appunto, come dicevo, Piero è il titolare, ma quasi subito diciamo, ha voluto coinvolgere me sulla parte eventi che vengo da un percorso editoriale, diciamo così, sono stata per 10 anni in una casa editrice, Bianconeri Edizioni, che è una piccola realtà, ma insomma di estrema qualità, secondo me. Quindi diciamo vengo da un'editoria indipendente. E che avevo conosciuto Piero proprio sul lavoro, e allo stesso modo Piero ha coinvolto altri librai che aveva incontrato lungo il percorso con i quali aveva lavorato bene. Quindi Paola, Davide, Daniele, a cui si è aggiunta poi negli ultimi mesi Chiara, che ha fatto la scuola librella l'anno scorso, è giovane ma veramente molto, molto brava e preparata. Quindi diciamo una scuola di librai che con competenze molto diverse, ma allo stesso tempo una stessa diciamo, visione proprio del panorama editoriale che ci piace e che ci interessa, che appunto ovviamente quello diciamo conosciuto, i grandi autori, quello indubbiamente. Però è anche molto di ricerca, di un'editoria da approfondire, da scoprire, da raccontare anche a chi passa in libreria. La nostra speranza è che chi passa da noi ci passa anche con la curiosità di voler, diciamo, trovare qualcosa che non si aspettava di cercare. Ecco, ovviamente siamo felici che chi cerca un determinato libro entra e lo trova, e questo è importante e fondamentale. Però, diciamo, ci piace anche l'idea che le persone vengano a esplorare un po', a scoprire, a conoscere qualcosa che non conoscevano. E quindi su questo diciamo, facciamo sia un percorso di selezione dei titoli e dei libri da proporre, sia appunto i librai si dedicano poi nel racconto, nella conversazione con le persone che entrano proprio per andare poi insieme a trovare quella che potrebbe essere una proposta inaspettata in quel momento. Lavoriamo tantissimo anche sul catalogo degli editori, per esempio. Cioè, Infatti, ho visto che voi offrite, no, un catalogo di circa 200.000 titoli su cui poter ordinare, che non è cosa da poco. sì, noi abbiamo 20.000, diciamo, 20.000 titoli, Sì. base, diciamo, è la proposta, ma soprattutto appunto, continuiamo a proporre spesso diciamo, sui nostri scaffali come nostre proposte anche titoli che magari sono considerati vecchi da un certo punto di vista, nel senso che hanno 2 o 3 anni, no? Però fanno parte magari di un catalogo editoriale che noi ci piace, seguiamo e che continuiamo a proporre anche con anni di distanza, perché crediamo molto nel lavoro poi sul catalogo dell'editore e non solo sulle novità, che ovviamente sono importanti e portano avanti diciamo, il lavoro quotidiano. Però selezioniamo anche delle proposte che poi magari è bello non perdere e andare a recuperare. Assolutamente, io sono d'accordo con te. Ho visto venendo in libreria che ci sono due sezioni molto ben curate, quella dei fumetti e quella dei bambini. Mi vuoi dire qualcosa su questo? Sì, esatto, ecco, quella dei fumetti, appunto, come diceva all'inizio, era una passione di Piero, diciamo, la sua ha studiato anche la scuola del fumetto, quindi diciamo era proprio un suo interesse personale e un interesse come libraio. E diciamo, ha sempre pensato che ci fosse margine di questo, soprattutto in centro, a Roma, dove la proposta è poca per il momento, e lui da utente lo ha sempre pensato, cioè da lettore di fumetti, da persona che acquista fumetti, che ci piace chiamare proprio fumetti, insomma, con il nome che Che si usa hanno. ormai meno, diciamo, la sua dignità, esatto. Sì. E,
quindi ha sempre pensato che avrebbe avuto piacere ad avere uno spazio in cui andare a trovare delle belle novità di fumetto in centro. E lo spazio ragazzi, un po' la stessa cosa, nel senso che in realtà in questo caso le librerie per ragazzi con una bella sezione ce ne sono tante su Roma, però appunto un po' la mia formazione, un po' anche la richiesta in realtà dell'utenza media è sempre più grande in questo ambito, quello della letteratura per ragazzi. Fortunatamente sta crescendo tanto e c'è sempre più cura da parte degli editori e da parte di chi legge. Quindi diciamo da subito abbiamo pensato che potesse avere uno spazio importante all'interno della libreria, anche se in centro a Roma non sono moltissimi i bambini che diciamo, vivono e frequentano il centro, però tanti vengono appunto a magari a trovare qualche titolo un po' più particolare, perché anche su questo noi abbiamo insomma, lo stesso atteggiamento di ricerca e di sperimentazione che c'è un po' in tutta la libreria, insomma. Allora, veniamo agli eventi che secondo me sono l'elemento caratterizzante di Spazio 7. Praticamente dalla vostra pagina Facebook si deduce che voi fate un evento quasi ogni giorno, no? Quindi chi li cura, come vengono organizzati, chi li decide? Allora, di base, quando abbiamo iniziato a giugno dell'anno scorso, appunto, Piero mi aveva chiamato per curare questa parte degli eventi, immaginando, diciamo, che sarebbe stato interessante per gli editori avere un grande spazio come questo, ma dovendolo costruire proprio ancora. Quindi avevamo poco idea di quello che sarebbe successo. Dal settembre, insomma, dai primi eventi, noi siamo partiti con il primo evento con Volman, un autore straniero meraviglioso L'ho che Minimum vista. Fax ci aveva, diciamo così, proposto e in maniera entusiasta avevamo accolto, facendo un primo incontro lunedì alle ore 12 e quindi immaginando, come dire, da inesperti che sarebbe stato un incontro difficile. Abbiamo avuto al primo incontro tantissime persone e da quel momento, diciamo, abbiamo avuto tantissime richieste di editori, evidentemente, diciamo, anche bisognosi di avere uno spazio su Roma grande, centrale, che desse modo, diciamo, anche agli autori di fuori di venire con facilità o agli romani di raggiungere facilmente la libreria. E quindi, diciamo, anche in maniera un po' inaspettata c'è esplosa la situazione tra le mani, anche in maniera, cioè nel senso, eravamo quasi impreparati, ecco. E quindi su quello, siamo ancora un po' impreparati, ma in questi mesi ci siamo un po', abbiamo un po' addensato il Adesso siete tiro. organizzati, però Esatto. vedo che siete bravissimi a gestirli. Ci siamo un po' con le forze su quel settore che appunto è diventato un elemento fondamentale della libreria. Quasi ogni giorno abbiamo fatto un evento durante tutto l'anno, da settembre non ci siamo fermati quasi mai, addirittura il sabato e la domenica anche due o tre eventi al giorno, perché abbiamo notato che il flusso di persone il sabato e la domenica, contrariamente a come spesso avviene in librerie di quartiere, da noi invece è forte perché il centro di Roma viene frequentato paradossalmente con più facilità dai romani il sabato e la domenica. Quindi incontri anche il sabato e la domenica, abbiamo avviato dei corsi sempre su proposta, diciamo, dal basso, nel senso che sono venuti autori o traduttori, sono venute associazioni della città o del quartiere, sono venute singole persone a proporci, diciamo, di poter utilizzare gli spazi per incontri di formazione e noi lo abbiamo aperto. Poi chiaramente abbiamo aperto anche ad eventi privati, in quel caso abbiamo messo a disposizione le sale che insomma, sono state affittate per conferenze stampa o situazioni di questo tipo, e questo anche aiuta diciamo, il sostentamento della libreria, chiaramente. Però il pomeriggio è stato quasi sempre dedicato a incontri legati al mondo del libro. Ora speriamo da settembre di appunto, continuare in questa direzione sempre di più, allargare magari anche ai bambini alle scuole la mattina. Insomma, è un bel lavoro che è in costruzione. Sicuramente. Allora, io ho visto, ripercorrendo un pochino i vostri calendari, che avete avuto anche molti autori stranieri. Era prevista all'inizio questa cosa oppure è arrivata strada facendo? Allora, diciamo che noi l'avevamo immaginato e sperato, però non era scontato, perché insomma gli stranieri poi dipende, appunto, bisogna intercettarli quando capitano, spesso capitano in occasioni di fiere o festival e quindi magari sono occupati già con altri impegni. Devo dire che quando ce li hanno proposti li abbiamo sempre accolti con grande entusiasmo, fermo restando che sono gli incontri da un certo punto di vista più complicati, perché insomma bisogna poi andare a intercettare tutti i lettori che amano quell'autore, che lo vogliono incontrare. Non sono incontri semplicissimi da un punto di vista
diciamo, anche di affluenza per certi aspetti. Però ci tenevamo, ci abbiamo contato molto e ci teniamo a farli sempre perché appunto poi risultano sempre occasioni come, come è stato, insomma, occasioni anche insomma, belle, profonde, incontri abbastanza rari, ecco. Quindi assolutamente nel calendario accogliamo diciamo, più facilmente autori italiani e romani per una questione, diciamo, logistica. Ma non escludiamo assolutamente, anzi ci fa molto piacere quando gli editori ci propongono autori stranieri. Allora, tra le tante iniziative che tu menzionavi, io ho visto che c'è anche un gruppo di lettura che si chiama Roma tra le pagine. È ancora attivo? Ci vuoi dire qualcosa di più di questo? Sì, certo, in realtà è un'altra di quelle cose nate così dall'incontro con altre persone, perché ovviamente come librai sogniamo e speriamo di avere presto i nostri gruppi di lettura anche come librai di condurli e di seguirli, però devo dire la verità, essendo partiti appunto al minimo del personale e con tanto lavoro da fare, da subito non abbiamo avuto le forze di attivare un gruppo di lettura, cosa che invece ci sarebbe molto piaciuta. E ci è arrivata questa proposta dall'Associazione del Talento di Roma, pochi giorni dopo la nostra apertura, loro diciamo, puntano a leggere e discutere insieme libri che hanno appunto come tema principale la città, o comunque sullo sfondo, però diciamo questo filo conduttore, e anche riuscire, quando possono, a incontrare l'autore o l'autrice del libro che hanno scelto. Quindi è stata una bella occasione, diciamo, per cominciare questo approccio ai gruppi di lettura che secondo noi sono belli e importanti. È stato un modo per collaborare con un'associazione e quindi anche fare un po' rete, perché questa è un'idea che ci piace molto, cioè ci piace il fatto di poter partecipare direttamente, chiaramente, e dare la nostra impronta. Però anche aprire lo spazio a tante realtà belle, attive, positive, che però magari molto spesso non hanno magari un posto o non avevano ancora trovato un modo per incontrarsi. E quindi questa è stata l'occasione che ci ha fatto collaborare con loro. L'incontro passa a essere un incontro al mese e dovrebbe assolutamente confermarsi anche l'anno prossimo, da settembre. Benissimo, allora, oltre a questo, ho notato che voi siete molto attivi sui social network, pubblicizzate i vostri eventi, mandate libri. Chi è che si occupa di questo aspetto? È stata una scelta, voluta oppure è arrivata anche questa un po' per caso? Allora, in realtà sì, beh, devo dire che ormai sappiamo che i social sono un veicolo importante, l'elemento, diciamo, per farsi conoscere, quindi sin da subito in realtà una delle prime cose che avevamo puntato a organizzare era proprio un po' la comunicazione in maniera, insomma, nostra, per carità, niente di appunto particolarmente organizzato, però era una parte di cui mi ero occupata nel lavoro precedente, quindi dall'inizio ho un po' curato e poi da lì ci siamo poi fatti dare invece una mano perché è una parte anche quella molto impegnativa se la si vuole fare bene. E quindi sì, anche perché noi non avendo proprio un sito vero e proprio, comunque diciamo la parte degli eventi la veicoliamo soprattutto attraverso i canali social e attraverso una newsletter che mandiamo una volta a settimana, di cui appunto ci occupiamo noi direttamente, chiaramente, in cui raccontiamo un po' quello che succede in libreria, quello che ma quello un po' che sono le sensazioni anche che viviamo come librai, e in cui ovviamente ogni settimana raccontiamo gli eventi della settimana successiva, quindi un pochino si può rimanere aggiornati su quello che succederà in libreria e appunto prenotare magari una presentazione, un incontro, un corso e rimanere appunto aggiornati. Sì, sicuramente i vostri lettori rimangono aggiornati. Allora, come dicevi poco fa, tra poco farete il primo compleanno. Intanto, prima cosa, festeggerete in qualche modo e poi mi piacerebbe sentire un bilancio di questo primo anno di attività. Secondo me è stato un anno splendido, però volevo sentire te in proposito. Allora, sì, nel senso, allora, diciamo sabato, nel senso che facciamo un anno, quindi spengiamo queste candeline e speriamo di poter, se non sabato stesso, diciamo nei giorni successivi anche inaugurare, finché non siamo sicuri al 100% della data, non lo diciamo, ma ormai diciamo ci siamo quasi, inaugurare appunto il punto caffetteria che sarà all'interno della libreria e che
insomma, ci ha impegnato in questi mesi in un lavoro di preparazione, siamo molto felici di poterlo inaugurare, che a Roma, diciamo, non si può aprire contestualmente all'apertura della libreria, bisogna aspettare qualche mese, poi fare alcune pratiche, insomma, alla fine, dopo tutta la burocrazia, dovremmo essere pronti. Quindi fra qualche giorno dovrebbe esserci anche questa caffetteria, e quindi in qualche modo festeggiamo anche così la nostra apertura. E poi appunto il bilancio è, per il momento siamo contenti, stanchi, devo dire la verità, anche se a giugno arriviamo tutti più affaticati, qualsiasi lavoro si faccia, però contenti nel senso che in effetti abbiamo riscontrato un bel calore da parte delle persone. Ora, non so se è perché siamo un po' la novità, perché lo spazio, insomma, è sicuramente, diciamo, è un spazio bello a prescindere da quello che poi noi siamo riusciti o meno a realizzare, quindi anche l'entusiasmo di ritornarci, però abbiamo ricevuto veramente tanti riscontri positivi perché le persone stanno tornando, si stanno cominciando ad affezionare anche alla libreria, e quindi per il momento devo dire che il riscontro è positivo. Chiaramente oggi come oggi, secondo me, chi apre una libreria deve mettere in conto tanto lavoro che è diverso da quello che ci si immagina rispetto all'idea romantica di un libraio che sta lì, che sfoglia i libri e legge tutto. È un lavoro che è tanta anche burocrazia, amministrazione, è tanto parte sugli eventi, sul coinvolgimento, perché comunque poi devi portare le persone in qualche modo in libreria, devi fargliela conoscere, quindi diciamo è anche tanto questo lavoro qui, e quindi sicuramente noi continueremo in questo senso perché è fondamentale, ecco. Infatti era questa la mia ultima domanda, insomma, quali sono le prospettive? Che cosa immaginate per il prossimo anno? Di andare avanti così? Non lo Probabilmente so. di rafforzarci su questo, nel senso di adesso abbiamo anche molto lavorato in difesa, nel senso che abbiamo raccolto delle cose, abbiamo cercato di fare per quanto possibile, appunto, a volte facendo bene, a volte facendo male, mettendo un po', diciamo, rincorrendo un po' quello che succedeva. Speriamo che questa estate, per quanto breve, insomma, però, diciamo, gli eventi rallentano, quindi speriamo di avere l'opportunità di sederci e riflettere un attimo su quello che è successo e canalizzare le energie in maniera, diciamo, sempre più efficace, così da, diciamo, da organizzare già da settembre un calendario nuovo, ancora più interessante e, diciamo, come dire, che dia spazio a una pluralità sempre maggiore anche di proposte che ci teniamo, insomma, veramente. Bene, io ti ringrazio, intanto ti faccio gli auguri per questo primo compleanno e poi un bocca al lupo per il prosieguo. Sono sicura che, insomma, visto che è partita con il piede giusto, la libreria andrà avanti molto bene. Grazie, Irene. Grazie mille a voi, grazie tante. Arrivederci.